Dal Torquato Tasso. Professore Lauro, buongiorno. Buongiorno, dalla Positano News. Grazie, dalla sala consiliare di Sorrento. Il 4 marzo non può più passare inosservato, è vero? Ci sono tanti ricordi, no. Soprattutto il giorno del compleanno di Lucio Dalla. Avrebbe compiuto 74 anni oggi. Un ragazzo ancora, lo possiamo definire, lo avremmo ancora potuto definire con un animo come sensibile. Si definiva, come l'ho definito nella mia canzone, lui era come, si definiva uno straccione, un clam, era un bambino curioso dell'universo, curioso del mondo, curioso delle persone, si innamorava delle persone e aveva questa straordinaria capacità di trasformare tutte le sue conoscenze in vere amicizie. Come dirò stasera al convegno, il sentimento più alto di Lucio era l'amicizia, che era mai un'amicizia interessata, mai un'amicizia strumentale. Ci sono anche personaggi famosi che fingono di essere amici, che parlano con le persone come se fossero aperti e colloquiali, ma in effetti è tutto strumentale. In lui no, il colloquio con le persone era vero, autentico. Si chiedeva di una persona come stai, come sta tua moglie, come sta tuo figlio, si ricordava, lui voleva sapere, perché lui era assetato della dimensione umana. Era un'humanitas vera e propria. Il contatto proprio, infatti, con le persone. Io nella canzone ho inserito un suo autografo che mi ha regalato un giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, amico suo di Barletta, Giuseppe Di Niccoli. E lui alle Tremiti, mentre stavano al sole, scrisse sull'agendina: la luna ci guarda, le stelle ci parlano, il sole ci scalda, ma siamo noi che scaldiamo il mondo. E quindi questa chicca, questo diamante di poesia è il segno, il simbolo di che cosa? Di una umanità che è centrale nella vita di quest'uomo, è centrale nella sua vita di poeta ed è centrale nella sua vita di musicista. Non c'è differenza tra Lucio Dalla uomo, Lucio Dalla poeta, Lucio Dalla musicista. È la stessa identità, un amore universale per tutti, per cui lui non è ancora del tutto scoperto. Lui meriterebbe ancora studi, altri libri, altri saggi per scoprire la sua modernità. Infatti io l'ho definito un'eredità preziosa che è ancora tutta da scoprire e che oggi celebreremo qui con il gemellaggio. Con il paese di San Martino Valle Caudina e con il convegno. Ieri siamo stati a San Martino Valle Caudina, è stata una giornata meravigliosa con la cerimonia al comune, con il convegno, con la colazione al castello ducale dei Pignatelli della Leonessa. È una giornata di sole incantevole, affascinante. Come sarebbe piaciuto a lui? Ma lui, perché questo gemellaggio? Perché c'è un ponte ideale tra Sorrento e San Martino, non solo perché a Sorrento lui compone Caruso e a San Martino lo canta per la prima volta in pubblico il 17 di agosto del 1986, perché lui amava venire a Sorrento e andare a San Martino anche quando non aveva impegni, perché si sentiva a casa, tra la gente, sentiva tra la gente, e tutte le persone che io ho intervistato hanno tutto confermato questo loro rapporto amichevole. Questa sua grande umanità. Come a Sorrento lui era Lucio per tutto, ciao Lucio, così lui era Lucio per tutto, a San Martino Valle Caudina. Grazie professore di questo bel ricordo. Grazie a Positano News, bel ricordo.